Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo Cose Nuove. Oggi, come sempre, andiamo a provare un altro energy drink singolare e devo essere sincero, questa è molto particolare perché non è un energy drink classica, ma un energy drink alla liquirizia. E devo dire la verità, ad oggi non ho mai provato in vita mia un energy drink che sapesse di liquirizia, quindi sarà interessante capire se sarà buona, faccia schifo o meno. Adesso che mi ricordo che mi avete detto che questa mattina è molto molto bella, devo dire. Eccoci qua con la Go & Fun Green Energy Drink Licorice & Fennel Seeds Limited Edition, quindi una limited edition. Non so se è ancora in commercio, ma penso di no perché già l'ho da un po' di tempo. Poi Natural Power. Poi abbiamo sulla destra abbiamo qua scritto gli ml, 250 ml. Poi abbiamo l'area di produzione di questa bevanda, con numero probabilmente verde e sito internet forse no. Poi abbiamo qua in alto sicuramente con gli ingredienti scritti in italiano, no, in inglese, scusate, non in italiano, come cavolo ho detto. Poi qua abbiamo una descrizione, il produttore di questa lattina è AMP. Bello vedere che comunque tutte le lattine che sto portando sono tutte differenti e differenti. Campa, AG, AMP. Poi, dopodiché, a sua destra abbiamo gli ingredienti. Ah, gli ingredienti qua sono scritti bilingue, una lingua qua e qua abbiamo l'italiano. Con scritto Go e Fan, finocchio e liquirizia. Finocchio? Cioè, col gusto di finocchio? Ma. Dopodiché, chiaramente per chi volesse può stoppare il video e leggere gli ingredienti. Poi, qua abbiamo praticamente i vano addizionali e niente. Dopodiché poi scadenza sotto, la lattina scade al 29 di dicembre di quest'anno. Sopra abbiamo linguetta e coda lattina totalmente black, quindi non alluminio normale ma colorazione totalmente black. Mi munisco sempre di quella cosa perché non ho unghie per aprire. E andiamo con l'apertura. Prova fattiva. Wow! Allora, impatto l'odore di liquirizia è veramente tanto intenso. Io spero che non stoni troppo con il gusto. Colore. Sembra normale. Il colore non sembra. Allora, è un po' più scura perché vedo che comunque in video non si nota tanto, ma visivamente è leggermente più scura rispetto alla versione original. Può notare, guardate, c'è un po' di più schiuma, quindi ha fatto più schiuma nella parte più alta, cioè sembra quasi un vino, una birra, qualcosa del genere comunque. Trasparenza ne ha, ma pochissima. E niente, adesso cammino e la vado a provare perché veramente sono tanto curioso. Eccomi qua, veramente sono tanto. Devo passare un altro poco. Sono tanto curioso di capire questa bevanda, questa energy drink, perché veramente ha fatto tanta, tanta schiuma. Cioè, da dove mi ricordo anche la birra, non so. Cioè, interessante. Subito a impatto si sente la liquirizia. Non è troppo gassata. E neanche chimica. È zuccherata, sì, però non penso tanto. Vediamo i valutazioni un attimo. Sì, infatti, come te, non ha tantissimi zuccheri perché si percepisce, ma veramente pochissimo comunque. A impatto si percepisce veramente tantissimo il gusto di liquirizia, veramente ha un gusto di liquirizia molto molto intenso. Ora, il finocchio non lo mangio, però devo essere sincero, si sente pure, appena, ma si sente pure. Diciamo che di per sé si sente molto di più la liquirizia che il finocchio. Però, come dire,
tende a diventare sdegnosa. In certo senso non ho mai provato in vita mia una bevanda alla liquirizia, cioè è la primissima bevanda, cioè fino ad oggi nessuna azienda ha mai sperimentato qualcosa del genere. Però devo dire, tende a diventare sdegnosa, non è un prodotto che secondo me può andare tanto, ha senso farla in un'edizione limitata perché secondo me non è una cosa che può stare tanto in commercio. Devo essere schietto con la votazione. Go e Fun Green Energy Drink, Liquorice e Fennel Seeds Limited Edition Natural Flower Power. Voto finale per me 8 su 10. Io lo dono 8 la bevanda. Scusate, chiamata importante. Dicevo, allora praticamente, mi sono perso un po' il discorso, scusate. Comunque, devo dire comunque, il prodotto comunque è veramente molto buono, però ripeto, per me diciamo che non è proprio cosa, secondo me, che debba meritare purtroppo il 10, perché, come detto, tende a essere sdegnosa come bevanda, forte che va bevendo. I primi sorsi magari no, ma come la bevi tutta, nì. Va bene, ok. Se questo video è piaciuto, mi lascio un mi piace, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!